di nuovo. Avevamo lasciato i Måneskin alle prese con un grande non sono quelli conservare dietro, la propria integrità artistica continuando a suonare per strada fra zecche, merde di cane. Vabbè, oppure che la cosa? Carta di X-Factor, magari rischiando di guadagnare paccate di grano rischio. E di essere sopraffatti da cariolate di patate pochissime che ti lanciano reggiseni e mutande di marzapane. Magari marzapane, un po' meglio di questo. Speriamo, ecco. Brando Godano racconta, lo sappiamo. Sì, vabbè, adesso intenso prima. Certo, le ricordiamo. Questo me lo ricordo, La loro prima esibizione. Indovinate che cosa scelgono? Vabbè, giustamente. X-Factor. Chiama gli scemi. Sparagliano la concorrenza di artisti del calibro di Gabriele Esposito. Oppure Enrico Nigioni. Sì, è vero, c'era anche lui. Sono ad un passo dalla vittoria. Ma nulla possono contro un artista straordinario. Lorenzo Licita. È vero, vinse lui. Che peraltro negli ultimi tempi ha fatto sparire le proprie tracce. Che se ne ha fatto? Beh, è lui? È lui Licita. Damiano e compagni sono a pezzi. Cosa fa? Ruba? Non capiscono, ma che cos'è che ci manca per spaccare di brutto? Tutto sembra perduto, ma un giorno vittoria a un'illuminazione. Che cosa? L'outfit, Che cosa ci manca? Ed è così che entra in questo negozio di ferramenta ed ordina l'ormai iconico nastro adesivo copricapezzi. Che taglia le serve? Beh, direi una terza Coppa C come questa. Certo, come no. E funziona! Vincono il Festival di Sanremo, l'Eurovision. Non credo e per il nastro. Proprio quando sono sul tetto del mondo, capiscono che è ora di restituire almeno in parte quello che hanno ricevuto. Se restituisce anche lei, sennò la beccano. Dove scappa? Cosa fa qui? Perché in una bocciofila? Mi chiamavano le Boschi della Martesana. Ma che si danno alla filantropia. Ah, i Måneskin? Sono le grandi rock star. Sì. Non dicono le parolacce, si drogano e soprattutto aiutano gli anziani. Quali anziani? Come? Vediamo come tira. Ma vattene. Ecco, direi male. Vattene, scè. Uno per tutti il gesto che hanno fatto durante la loro recente tournée nordamericana. Che cosa? Quando hanno chiamato ad aprire i loro concerti una band di anziani inglesi arrivati per l'ultimi all'edizione The Voice. Ma chi è un po' il contrario? E poi sono i Rolling Stones. Guardate che erano loro che aprivano per Rolling Stones. Ma che ti sei bevuto? L'assativo. L'assativo? L'assativo? Io non ci scherzerei, Purificare. Si pulisce. Sì. Ecco. Mi sa che ha fatto il effetto. Il resto è una storia meravigliosa ancora da scrivere. Sì. Basti sapere che... Come va? Cos'è lo Brando? Stomaco? Brando? Mamma mia. Ecco. Sapere che ad oggi sono migliaia le cover band dei Måneskin che fanno le cover delle cover delle cover dei Måneskin. Certo. Alcune così. Altre ragazze. Sì. One, two, three, anche lui. Ma no, ma... Ma cosa fa? Ma no, ma poi quattro vecchi figure. Arrivederci alla prossima puntata di Brando Godano. Racconta. Ne è uscito bene, ma molto bene. Si sono aperti. Si sono aperti, Certo, erano due poi. Ciao la passione.